me. Dite a me, capa nostra. Sì. A me, capa di fede. Sì, sì. Beh, avete ragione, eh? Avete ragione. Ma anche capa di fede, capa di fede. Ma io dico, lì guardate questi muri. Lì guardate questi padiglioni, questi reparti, questo tempio, lo guardate. E io? Mica lo sapevo che saremmo arrivati fino a qui. So soltanto che avevano fame e gli ho dato da mangiare. Erano abbandonati e li ho accolti in una casa. Insultati, derisi, e ho trovato degli angeli, anzi delle ancelle, che si prendessero cura di loro. È una giornata importante per la Fondazione Don Uva, per l'ente Don Uva, perché oggi ricorrono i 59 anni del transito di Don Uva ed è appunto un evento che vale la pena valorizzare. Sì, ogni anno il 13 settembre ricordiamo sempre, anzi celebriamo il transito di Don Uva, perché per i santi, per i beati, per ogni cristiano la morte è la nascita al cielo, e noi a maggior ragione perché Don Uva è fondatore, Don Uva è presente ancora in quest'opera col suo spirito fondazionale, e quindi noi seguiamo le sue orme, e quindi il 13 settembre è per noi una celebrazione. E oggi? In occasione di questa celebrazione l'Associazione Lacale Don Uva ha voluto proprio preparare questo evento, Don Uva Recital. Sono i ragazzi protagonisti che parleranno di Don Uva, racconteranno Don Uva, e questo è un evento, siamo già al terzo, che poi rappresenteremo nelle scuole, nelle parrocchie, nelle altre case, perché vogliamo raccontare Don Uva. Don Uva è vivo, Don Uva è presente, e Don Uva vuole continuare a parlare, lo vogliamo far parlare attraverso i suoi figli, i suoi beniamini. E quest'opera, dal punto di vista del contenuto, cosa racconta? Come diceva Suor Maria, c'è proprio tanto da raccontare di Don Uva. È un personaggio straordinario, è uno che ha anticipato di almeno 50 anni la riforma Basaglia. Era convinto che non era la società a doversi proteggere dalle persone con una disabilità, con un disagio psichico, ma queste persone andavano accolte, stimolate a crescere, a migliorare. E lui ha inventato villaggi, strutture di lavoro. Tutto serviva a far nascere la voglia di fare, di guarire, di reinserirsi. Noi... Dal punto di vista dello spettacolo, probabilmente chi si è arricchito di più è il regista e non gli attori. Sì, come sempre, come succede sempre, quando si dà si riceve molto di più. Io ho scoperto per esempio questo personaggio, ho scoperto personaggi altrettanto straordinari che non hanno avuto nessun problema, anzi hanno avuto la gioia e il piacere di mostrarsi, di mettersi in gioco senza nessun imbarazzo, con grande piacere. Mostrarsi mettendosi in gioco senza nessun imbarazzo. I protagonisti veri appunto sono i pazienti stessi della Casa Divina Provvidenza. Questo è un messaggio forte alla città che, verso cui vi rivolgete in senso di apertura, che può essere anche il domani della Casa Divina Provvidenza. Certo, già Don Uva aveva pensato a questo, all'apertura, il villaggio, per essere una realtà intermedia tra la casa che curava e poi il sociale, le famiglie che riaccoglievano da sempre. E si è sempre fatto negli anni passati anche questo, noi vogliamo solo riprendere, e attraverso questi recital, questi eventi, con la collaborazione degli educatori che sono tanti, sono preparati, sono bravi, vogliamo riprendere questi eventi e quindi raccontarli, ho detto appunto, nelle scuole, nelle parrocchie, nelle varie diocesi, perché questi ragazzi poi, quando abbiamo notato da sempre, che quando sono con gli altri sono diversi, e questo ci fa molto piacere. Il programma dell'associazione è seguire le orme di Don Uva nello spirito di Gesù buon samaritano, Gesù che cura, Gesù che ama,
E abbiamo un programma ben definito, preso dall'identità e carisma delle ancelle, perché questa associazione, per quanto è autonoma e laicale, si rifà però appunto allo spirito di Don Uva, che, di cui abbiamo tratto i punti fondamentali del suo carisma, e appunto ci proponiamo di adoperarci con ogni impegno per far comprendere l'originale intuizione del fondatore Don Uva, per vivere nella missione ecclesiale con l'impegno di acculturare la società sul valore della vita, per stabilire un dialogo formativo continuo con i saperi emergenti nei territori in cui siamo presenti e per essere attente a cogliere nel contesto socio-contemporaneo le aree di particolare necessità e di abbandono e farci voce di chi non ha voce. Erano malati, malati sì, matti. E ho trovato medici, infermieri, educatori, psicologi, perché si prendessero cura di loro e li assistessero con amore, sì, con amore. E io mica lo sapevo. Ce n'era bisogno, ce n'era assoluto bisogno. E allora ho fatto la cosa più semplice che si potesse fare. Ho chiesto a Gesù e non l'ho fatto da solo. Lo abbiamo fatto insieme. Insieme.